Fanno un sacco di zivi, vabbè, attaccano entrano dentro un carcere, non so dove, però ne combinano di ogni, ma però lui, secondo me, lui si è consegnato apposta, perché è finito nella maniera migliore, quello che lui voleva. Se non fosse morto così, se non fosse nessuno avrebbe parlato di te, è scappato come un codardo, no? Si è fatto pigliare, si è fatto prendere, capito? Magari l'ha fatto pure apposta, come Berlusconi che ha scritto un testamento farlocco, che poi perché i figli fanno finta di andare d'accordo. Capito, ma ho scritto un testamento farlocco, mischiando le carte, dando un po' a uno, un po' all'altro, poi invalidato, che quello è un testamento che non è valido, poi uno può dire, dal punto di vista legale, poi uno può dire, vabbè, vanno d'accordo, facciamo finta, vabbè, dopo è ovvio, non è che ne trovami un avvocato che fa litigare i Berlusconi, finisce in galera. Comunque, detto questo, questo è il letto del Duce, e vabbè, però il principe Torlonia gli ha dato un euro, una lira, io gli 100 lire gli chiedevo il Duce. Però è così, lui è finito così, si consegna, non penso alla storia del cappotto, la storia del cappotto è romanzata, non penso che lui si fosse travestito da tedesco, non gliene frega mai niente, capito? Poi in Svizzera, voglio dire, perché andava in Svizzera si sarebbe salvato, probabilmente faceva una fine molto più, gli è andata benissimo, cioè lo ricorderanno tutti perché è finito in quel modo lì, capito? Quindi lui è finito meglio.